pubbliche e senza polemiche l'amministrazione comunale riguardo il fenomeno della criminalità, microcriminalità e in generale la tutela della sicurezza in città. Abbiamo un sindaco che si è preso la delega alla sicurezza appena insediato, che ha considerato questo argomento un argomento che, o meglio, più che un argomento, una tematica di cui la nostra città, ricordiamoci, ha sempre sofferto e patito, perché Sassuolo non è nuova a questo tema. Lui l'ha considerato una cosa minore, perché tanto la delega alla sicurezza qualcuno la doveva avere, a differenza di Menani, al quale farei un applauso, sì, sì, che ha sempre lavorato sul territorio, non c'è altro da fare, sul territorio per tutelare per quanto possibile e in collaborazione con le forze di polizia la sicurezza della città. Oggi questo problema si è riproposto in maniera drammatica, perché sapete che quest'estate c'è stato un omicidio a Sassuolo fra extracomunitari. Tutti i giorni però sentiamo di furti nelle abitazioni, scippi. Qua in mezzo c'è gente che ha subito queste cose. Questi fenomeni non sono da sottovalutare, bisogna che qualcuno faccia qualcosa. Ci hanno detto, abbiamo messo le telecamere, va benissimo, ma le telecamere vanno usate. Poi sappiamo tutti che questo è un paese dove purtroppo il ladro giorno dopo è di nuovo in giro a rubare, e questo non è un problema dei pistoni, non è un problema del comune, ma noi crediamo, e lo dico a ragion veduta, vista la nostra passata esperienza amministrativa, che qualcosa anche il comune possa e debba fare. Perché non è possibile vivere in una città dove alle 7 di sera hai già paura di uscire, soprattutto se sei una donna o se sei un anziano, perché ci sono delle bande a luce spenta, giustamente, perché ci sono delle bande in giro che sono tutt'altro che rassicuranti, e soprattutto non è possibile che questa sia una città dove alla sera, mentre guardi la TV, ti trovi ladri al piano di sopra o peggio nella tua stessa stanza. Noi abbiamo sempre collaborato, se siamo qua è per fare capire che da parte nostra c'è la massima collaborazione, non soltanto con le forze di polizia, ma anche con l'amministrazione comunale, anche se siamo l'opposizione. Facciano vedere però sti signori che qualcosa fanno anche loro, perché loro hanno detto Sassuolo merita di più, lo dimostrino. Grazie. Grazie, bravo, grande. Siamo anche qui per sollecitare questa amministrazione ad un'assunzione di responsabilità per potenziare i controlli e contro questo sviluppo della criminalità e questa crescita continua di immigrazione clandestina. Il sindaco dice, ah ma no, i numeri sono quelli della vostra amministrazione, sono tutto sotto controllo. No, non è niente sotto controllo, perché i fatti parlano in maniera completamente diversa. I numeri che lui dà sono numeri da ragioneria, ma noi non siamo in ragioneria, ma siamo in strada, circondati da clandestini e in mezzo alla criminalità. Siamo davvero stanchi, non ne possiamo più. Siamo qui a chiedere a questa amministrazione di fare la sua parte. Non può delegare solo la sicurezza nelle mani della polizia e dei carabinieri. E quando chiediamo di fare la sua parte, diciamo in primis di consentire al tavolo della sicurezza che lui ha convocato col prefetto di far partecipare alcuni cittadini, rappresentanze dei cittadini, e di fare partecipare membri del Consiglio Comunale. Chiediamo in seconda battuta, ma non per questo in posizione minore, che riapplichi la DASPO urbana, cosa che è stata fatta una sola volta in modo isolato, quasi come se si vergognassero. Una legge che consente di poter allontanare le persone che creano degrado e insicurezza. Chiediamo quindi un maggior controllo del territorio, chiediamo quindi una maggior presenza sul territorio, soprattutto nelle zone a grande rischio di spaccio, perché non dimentichiamo che l'area della stazione, che sono solo 300 metri per 300 metri, è un punto dove lo spaccio conclamatamente è manifesto, e allora è così impossibile tenere sempre un controllo costante di quel terrafetta di territorio. Ma gestire la sicurezza e alla luce anche delle ultime leggi non è che sia una cosa facile, però bisogna provarci. Noi abbiamo un sindaco che non ci sta provando, anzi demanda tutte le forze dell'ordine. Un sindaco deve essere la persona che stimola le forze dell'ordine e che pretende che si impegnino e facciano certe cose.
questo qua proprio dà l'impressione di non fregargliene niente. Scusate il francesismo, però è la parola giusta. Si potrebbe sicuramente fare molto di più, i risultati sicuramente ci sarebbero, magari non risultati eclatanti, però qualcosa in più si potrebbe sicuramente fare.